Siamo qui riuniti, così come lo facciamo annualmente, per pregare per i nostri defunti. E il Vescovo ci dice che dobbiamo fare catechesi per capire il significato delle cose che facciamo. Perché preghiamo per i nostri defunti se sono già morti? Ecco, perché il Signore nella sua bontà, che vuole che tutti siano con Lui, concede un tempo supplementare. Parliamo con coloro che capiscono di calcio: quando una partita di qualificazione finisce sull'1 pari o sullo 0-0, che cosa si fa? Un tempo supplementare per vedere chi vince. Lo stesso il Signore nella sua magnanimità ci concede un tempo supplementare, quello che poi noi chiamiamo purgatorio. Ecco, in questa occasione noi preghiamo perché quei fratelli che già, ecco, sono passati dall'altra parte, ma che vivono questo tempo supplementare, possono accogliere Dio nella loro vita. Perché vedete, il Signore nella sua bontà ci lascia liberi e noi non sempre realizziamo il suo progetto nella nostra vita. Abbiamo anche la possibilità di rifiutarlo. Ecco, arrivato lì, però forse possiamo ricrederci e possiamo accogliere questo Signore, che davvero comprendiamo quanto sia amorevole nei nostri confronti. E allora preghiamo perché davvero, ecco, questi nostri fratelli possano aprirsi all'amore di Dio e vivere in eterno in comunione con Lui. Ci segniamo con il segno della croce e diamo inizio alla celebrazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, riconosciamo tutti quanti i nostri peccati, ma ci affidiamo alla sua infinita misericordia perché essi vengano perdonati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi fratelli di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, gloria dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvati con la morte e risurrezione del tuo Figlio, sii misericordioso con i nostri fratelli defunti. Quando erano in mezzo a noi, essi hanno professato la fede nella risurrezione. Tu dona loro la beatitudine senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore